Allora, parliamo di fotografie adesso e ho intitolato la slide Una complicazione tutta italiana. Perché? Perché la distinzione tra fotografia creativa e fotografia semplice, non creativa, l'abbiamo solo noi nella nostra legge e forse poche altre legislazioni minori, però diciamo dei paesi importanti, delle legislazioni importanti sul diritto d'autore, noi siamo quelli che si distinguono per questa complicazione. Che da un lato è una complicazione, dall'altra è una benedizione, perché quando siamo sicuri che siamo sotto l'ambito delle fotografie non creative, vuol dire che dopo 20 anni noi le possiamo diffondere, che non è poco, rispetto ai 70 anni dalla morte dell'autore. Quindi, da un lato, la fotografia con carattere creativo è tutelata come un pieno diritto d'autore, e quindi ha i diritti morali e la tutela dura 70 anni dalla morte. Di là abbiamo un'opera che non è veramente creativa e quindi è fotografia di mera documentazione, dopo vi spiego meglio in che senso, è tutelata da un semplice diritto connesso e quindi non è coperta da diritti morali e dura 20 anni dallo scatto. Guardate che la differenza non è da poco, perché 70 anni dalla morte vuol dire che se Tizio fa la foto a 20 anni e campa fino a 90, sono 70 più 70, 140 totali di tutela. Ok? 70 anni dalla morte che si aggiungono agli anni di vita, quindi un secolo e mezzo quasi di tutela. Lì invece sono 20 anni dallo scatto, quindi se la fotografia è stata scattata nel 90, pensate a una foto aerea del centro di Trento, una foto scattata nel 97 è libera, perché in quanto foto aerea, dopo vi faccio l'esempio, è una foto non creativa, eppure il centro di Trento dal 97 ad oggi non penso che sia cambiato tanto, no? Saranno cambiati i sensi unici. Ok? Però dal punto di vista diciamo delle piazze, delle vie, è rimasto quello, degli edifici, e quindi è una fotografia che dal punto di vista del diritto è scaduta, ma dal punto di vista dell'utilizzo è ancora assolutamente attuale e utilizzabile. Quindi vi invito su questo a riflettere, perché magari poi proprio voi in archivio avete un archivio fotografico molto, molto interessante che ritenete di non poter diffondere perché pensate che ci sia un copyright, e in realtà poi andate a vedere, sono tutte fotografie non creative, quindi in realtà sono scadute già da un po' di tempo. Come distinguo? No, così l'ho fatta facile, però come distingo le fotografie? Ah no, scusate, vi faccio vedere nel nostro schemone, volevo farvi vedere questo. Vedete che le fotografie, i diritti relativi alle fotografie, guardate la manina dov'è, è qua, non so se nel video si vede. Quindi vedete, è un diritto connesso, sono gli articoli 87 e seguenti, che sono le norme che vi faccio vedere adesso. Le fotografie creative invece sono tutelate da tutti questi, cioè questi qua sono i diritti d'autore che hanno tutte le opere creative, e quindi è tanta roba rispetto al semplice diritto connesso che ha una fotografia non creativa. Ok? E adesso rispondiamo alla domanda che sicuramente tutti vi starete facendo sotto sotto: ma come cavolo faccio a distinguere se una foto è creativa o meno? Adesso vi ho fatto un esempio abbastanza classico, no? La foto aerea. Perché dico che la foto aerea non è creativa? Vi assicuro che anche lì ci sarebbe da litigare, ti ricordi? No, ci sono agenzie che di lavoro fanno i sorvoli delle città e poi vendono queste foto all'Agenzia delle Entrate, al Comune, alla Fondazione Bruno Kessler che vuole fare un progetto e via dicendo. Ok? E quindi c'è business su quelle foto lì, anche perché fare un sorvolo costa un sacco di soldi, vuol dire avere l'aereo, avere il fotografo che sa fare quel lavoro lì, che non è il fotografo generico che fa i matrimoni, bisogna avere una macchina fotografica apposta che si mette in un certo modo sull'aereo, e quindi è un costo. E quindi andate a dire a uno di questi che le sue foto non durano 70 anni dalla morte dell'autore, ma durano 20 anni. Non è che la prendono sempre così piacevolmente e passivamente. Quindi tendenzialmente loro proveranno a dichiararle come creative. Siamo noi che dobbiamo cercare di avere la schiena dritta e avere ben chiari quali sono i principi che distinguono una foto creativa da quella non creativa. E questo è un esempio, cioè la creatività, questo l'ho preso, è un principio che ho preso da un commentario di giurisprudenza, il più autorevole che ci sia in commercio. Commentario di Ubertazzi della CEDAM. Si dice che la creatività in una foto viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore. Quindi non c'entra la perizia tecnica e l'esperienza del fotografo, non è perché il fotografo è uno famoso o più conosciuto, allora ha un diritto d'autore più forte. È l'approccio, cioè è il tipo di fotografia che è stata realizzata, l'atteggiamento con cui è stata realizzata la foto, cioè volevo fare trasmettere la mia visione del mondo attraverso la foto, o volevo documentare un oggetto, un'area geografica o un fatto. Una foto di cronaca, vado a un convegno, è
sta parlando, o a un comizio pubblico, cioè il politico, gli faccio la foto. Cosa sto facendo un'attività creativa o voglio documentare che è venuto il senatore tale a parlare a Trento quel giorno lì? Ok? È quello che bisogna andare a vedere. Capisco che sia difficile a posteriori mettersi nella testa del fotografo e capire qual era l'intento, ma in alcuni casi è abbastanza palese. La foto aerea è uno di quei casi, secondo me. Anche perché attualmente non c'è neanche più l'omino che va sull'aereo, ma si fanno automaticamente con i satelliti. Quindi lì c'è di creatività, ce n'è veramente zero. Cioè si programma un software per fare un certo tipo di giro su un'area geografica e fare le foto e metterle una vicino all'altra per realizzare le cosiddette ortofoto. Ok? Quindi non c'entra la perizia tecnica o l'esperienza del fotografo, anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore. Stamattina abbiamo visto alcune, anche quelle che documentano, non so, c'è un documento, allora in ambito archeologico sono le foto di scavo, no? Classico esempio per cui si trova un capitello corinzio del 200 d.C., si ferma tutto, arriva la sovrintendenza, e si arriva il fotografo che deve documentare come è stato trovato questo capitello. Quelle foto sono delle foto tutte una uguale all'altra, ovviamente, che servono non tanto per fare un'opera creativa, ma per documentare come sta, in che stato è stato trovato questo oggetto di interesse culturale e storico. Idem le foto che ho visto stamattina, cioè c'è un viadotto di una strada statale qua fuori Trento che è malmesso, allora si chiama il fotografo che fa vedere quali sono le parti di cemento armato scoperte, per cui gli ingegneri sanno cosa devono fare. E ovviamente lì non sta facendo un'opera creativa, sta documentando a scopo di intervento ingegneristico un pezzo di cemento, e le ho viste, sono foto tutte uguali, prese una da questa popolazione, una con una certa luce e via dicendo. Ok? Di chi sono i diritti sulle fotografie non creative? Dice l'articolo 88 che spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione nello spazio della fotografia, salve le disposizioni stabilite per il ritratto senza pregiudizio riguardo alle fotografie del producente, opere dell'arte figurativa e dei diritti d'autore sull'opera riprodotta. Cioè, se all'interno della fotografia, invece di esserci un capitello o un traliccio, c'è una persona, allora si pone il problema dei diritti d'immagine, cioè, che però non sono del fotografo, bisogna chiedere alla persona riconoscibile nella foto, dopo vi faccio vedere, c'è un'altra slide apposta. Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta nel corso dell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro il limite dell'oggetto e definitiva del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Quindi il fotografo, ad esempio, è tipico reporter che lavora per un giornale, quindi come dipendente di un giornale, quindi non tanto il fotografo che ogni tanto manda una foto al giornale, che può essere un soggetto libero professionista, ma il fotografo dell'Adige o del Corriere del Piemonte, che ne so. Questo ha uno stipendio e quindi i suoi diritti automaticamente vengono assorbiti dalla casa editrice che gli paga lo stipendio. E ha senso come cosa, perché lui viene mandato sui vari fatti di cronaca locale a fare foto perché qualcuno gli dice di andare, non perché è la sua scelta creativa. La stessa norma si applica, salvo fatto contrario, a favore del committente, quando si tratta di fotografie di cose in possesso del committente medesimo, e salvo pagamento a favore del fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la produzione di un eco compenso. Vabbè, ok, quindi non solo con un rapporto di dipendenza vera e propria, ma anche di committenza, e anche questo può essere interessante con le cose che abbiamo detto stamattina. Le norme particolari, vabbè, l'articolo 90 ci dice che nel caso di fotografie non creative il fotografo si deve ricordare di mettere sui vari esemplari il nome del fotografo, la data dell'anno di produzione della fotografia e il nome dell'autore dell'opera d'arte, se la fotografia riproduce, è una fotografia di un'opera d'arte. Se gli esemplari non, questo è importante, attenzione, perché se gli esemplari che avete in archivio non riportano queste indicazioni, la riproduzione non è considerata abusiva. Quindi, anche sulle foto che abbiamo visto ieri prima, se sulle singole foto, infatti spesso si mette in fondo o dietro, se invece non c'è nessuna indicazione, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati nell'articolo 91-98, a meno che il fotografo non riesca a dimostrare che il riproduttore era in malafede, no? Ad esempio ha scannerizzato le foto tagliando fuori la parte dove c'era il nome e dice: ah vabbè, ma non c'era il nome, vabbè grazie, l'hai fatto tu, l'hai cancellato tu, hai tolto il watermark e quindi non vale. Però in tutti i casi in cui queste indicazioni, queste tre indicazioni non ci sono, voi avete delle fotografie che potete liberamente utilizzare anche se non sono passati quasi 20 anni dallo scatto, anche perché non lo sapete veramente se sono passati 20 anni, perché non ce l'hanno. Ok? Quindi queste norme sono davvero a favore degli utilizzatori e anche degli archivi che vogliono, diciamo, mettere in condivisione le loro immagini.
Ultima parte sulle fotografie, l'ultima slide sulle fotografie è quella che appunto ci spiega quali sono i diritti delle persone ritratte. Ok? Quindi non occorre, innanzitutto la persona deve essere riconoscibile, quello mi sembra abbastanza scontato, no? Perché se io volessi fare adesso una foto io per i miei social, magari dopo la facciamo, di voi che guardate le mie slide, non è che devo chiedere il 12 liberatore, tanto voi siete girati di là, non siete riconoscibili, la mette su Facebook senza problemi. Io invece prima vi ho detto, fate, se volete farmi foto vi do liberatorio, perché magari mi beccate mentre sto parlando e quindi sono riconoscibile e quindi vi devo autorizzare a fare questa cosa, ok? E quindi qua stesso discorso, però non occorre il consenso della persona ritratta, ritrattata, come si dice nella legge, quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà dell'ufficio pubblico coperto. No, ad esempio il politico che viene qua a parlare in un comizio pubblico, quindi giustamente lui è un senatore, in quel caso ha un ufficio pubblico, non si può lamentare se i giornalisti gli fanno le foto, punto, non bisogna neanche chiedere la liberatoria. Oppure da necessità di giustizia di polizia, no? Foto segnaletica diffusa dalla polizia perché stiamo cercando un noto stupratore, non è che lì c'è la privacy o c'è il copyright, cavoli suoi. Ok, da scopi scientifici, didattici o culturali, e questo potrebbe interessare, ok, nell'ambito spesso di archivi di pubbliche, di enti di ricerca o di fondazioni, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltesi in pubblico, ovvero anche se non siete un politico ma partecipate ad una manifestazione sindacale, no? In piazza a Trento, tutti con, in prima fila con lo striscione, non vi potete lamentare se il giorno dopo siete sul giornale in prima pagina perché vi siete messi in prima fila in una manifestazione pubblica e quindi i giornalisti vengono, i reporter fanno la fotografia di reportage e voi siete finiti lì dentro, ok? Quindi lì avete scelto voi di esporvi. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio reca pregiudizio all'onore o reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. Cioè, se siete in prima fila, magari in quel momento c'è uno che vi dà una bastonata da dietro e voi avete una cicatrice qua, ecco, magari in quel caso il giornalista ha due problemi sulla pubblicazione in prima pagina il giorno dopo se li dovrebbe fare. Poi non se li faccio perché loro poi hanno anche il diritto di cronaca, quindi c'è un altro livello, un altro piano che si sovrappone e poi ne parliamo, però ecco lì c'è un problema che si pone. Allora, vediamo se... Sì, interrompo la registrazione.